3.600.000 euro di investimenti e una portata massima a regime di 40.000 tonnellate di rifiuti secchi differenziati sono i numeri della nuova piattaforma di selezione della Ecolan inaugurata in località Cerratina di Lanciano. Un progetto finanziato con fondi propri della società e con quelli PAR FSC della regione Abruzzo. È un pezzo importante di quel 36 milioni di euro che abbiamo finora investito su questo tema per realizzare su tutto il territorio regionale centri di raccolta, piattaforme un po' più piccole di questo, centri del riuso, affinché il nuovo piano dei rifiuti, che appunto tende verso il fine dell'economia circolare, possa davvero avere le gambe per camminare. I nostri comuni soci sono 53. Noi gestiamo direttamente tramite affidamenti appunto diretti, affidamenti in house, 15 comuni oggi. Nel proseguo dei prossimi anni noi puntiamo a fare direttamente servizi per tutti e 53 comuni. I nostri comuni complessivamente stanno oltre il 65%, quelli che noi gestiamo direttamente, lo dicevo prima, sfiorano addirittura percentuali intorno al 90% di raccolta differenziata. Un impianto con una tecnologia all'avanguardia per il centro-sud Italia che si pone un duplice obiettivo: aumentare la quantità di materie selezionate accrescendone il valore economico e migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti che fino ad oggi hanno vagliato esclusivamente a mano il rifiuto secco differenziato. Dopo la raccolta differenziata che i cittadini mettono in campo sul proprio territorio, i materiali raccolti in modo differenziato vengono avviati in questa piattaforma, alcuni per essere separati ed altri per essere, diciamo, ridotti volumetricamente e poi avviati attraverso i consorzi di filiere al recupero effettivo. Diamo la possibilità a tutti i cittadini di far capire loro, anche invitandoli oggi, che i soldi pubblici non necessariamente devono essere spesi male, anzi in questo caso sono stati investiti benissimo e quindi danno un risultato a caduta su tutto il territorio.